Ok, ora vediamo alcuni sistemi per texturizzare questo tavolino, cominciando da forse dal più semplice, cioè la texturizzazione direttamente dentro OpenSim, e poi vedremo delle texturizzazioni fatte invece con Blender. Prima di tutto bisogna cercare un legno, quindi ho semplicemente cercato wood, wood seamless, tipicamente wood in inglese legno. Ho trovato un sito che è in questo caso Pinterest. In questo sito c'erano delle textures interessanti. Queste textures rimandano a un sito, in questo caso, da cui è possibile scaricare gratuitamente delle texture a una qualità non incredibile, ma che è sufficiente per ottenere un effetto che adesso andiamo a vedere, che è abbastanza carino, cioè che basta semplicemente scaricare la texture da lì. Quindi io ho scaricato questa texture, l'ho messa dentro qua, quindi 113 Natural Oak Light Wood Fine Texture Seamless JPEG. Poi questa cosa l'ho caricata con il build upload immagine, quindi CTRL-U, gli ho messo questa immagine, l'ho scaricata, 113 eccetera eccetera, adesso non lo faccio perché l'ho appena fatto, e mi è comparsa di fatto qua 113 Natural Oak Light eccetera. Allora qui la cosa più semplice è semplicemente quella di trascinare la texture dall'inventario, e ciò, come vedete, una texturizzazione che è comunque accettabile in questo caso, perché segue un po' fedelmente, cioè fedelmente, cioè può darsi che una cosa che può essere è che magari in realtà la vogliamo un pochino più fine, adesso è troppo grezza, no? E quindi per averla un po' più fine l'unica cosa che si può fare in OpenSim è quello di andare sulla texture e poi andare a manovrare la scala, quindi se qui invece che 1 gli mettiamo ad esempio 2, e poi orizzontale e poi anche la verticale, vedete che aumenta, diventa più zigrinata e quindi si può spostare, renderla più dettagliata, quindi ottenendo questo altro effetto, o addirittura se al posto di 2 ci mettiamo 10 possiamo ottenere un effetto ancora più fine. Il problema di questa cosa è che vale per tutto l'oggetto, quindi se l'oggetto, come in questo caso, più o meno, vabbè, adesso in questo caso potrebbe anche funzionare, sembrano delle assi, però in alcuni altri casi magari la texture funziona in un posto e non funziona in un altro. Visto che questo oggetto è un tutt'uno, diventa molto difficile da texturizzare in maniera appropriata. Però come prima istanza, ripeto, vi faccio vedere, quindi vado in Edit, scelgo la texture e poi eventualmente lavoro, ad esempio il mapping, si può provare anche un altro mapping, che questo qui ad esempio è il planare, che ha un effetto ancora diverso, magari rimettiamo a 1 e 1, si ottiene un qualche cosa di, ecco, vedete che in questo caso ha girato un po' le cose carta in tavola. Ma non è probabilmente quello che vogliamo, oppure se ci va bene così. Il problema è che qui non si può toccare molto, al limite si può ruotare la texture, nel senso che qua si può, vedete, si può ruotare la texture, che però ruota ovunque, non è possibile averla diagonale sopra e dritta sotto, quindi bisogna lavorare sempre preciso, e poi si può eventualmente spostare, nel senso che spostando con questo, spostandola un pochino, questo qua praticamente cambia un po' l'offset della texture, vedete che si muove in una direzione o nell'altra. Non lo so, cioè può andare bene, e in molti casi, soprattutto low poly, diciamo che questo tipo di texturizzazione è più che sufficiente, in altri casi invece bisogna operare direttamente su Blender. E nel prossimo video vedremo la stessa testurizzazione fatta con Blender, ma vedremo che è possibile cambiare il modo in cui appare il tavolino. Quindi ci vediamo al prossimo video.